Sei ciò che mangi, nuovo documentario su Netflix che sta facendo scalpore. Nel documentario coppie di gemelli monozigoti cambiano le loro abitudini alimentari per un periodo di 8 settimane. Un gemello mangia un'alimentazione sana vegana, un altro gemello mangia un'alimentazione sana onnivora. In questo video commenteremo quelli che sono i risultati e gli outcome di questo documentario basandoci sullo studio scientifico che è realmente stato fatto e che è stato pubblicato da poco. Prima di iniziare ricordati di iscrivere al canale, questi video richiedono tante ore di ricerca, di editing, di registrazione. A te un click non costa nulla, ma a noi dà veramente una grande mano. Quindi, detto questo, partiamo col video. Iniziamo con una panoramica un po' più dettagliata dello studio. Abbiamo 22 coppie di gemelli, quindi 44 capocce. Un gemello segue una dieta sana vegana per 8 settimane e l'altro gemello nel mentre segue una dieta sana onnivora. Le alimentazioni venivano inviate per le prime 4 settimane da un brand di meal prep, quindi Trifecta, sicuramente lo conoscete, sponsor dell'Olimpia. Arrivava il pacco una volta a settimana con i pasti tutta la settimana, questo per le prime 4 settimane. I pacchi prevedevano 3 pasti, ma ai soggetti era stato detto di poter mangiare comunque anche negli spuntini, seguendo però le stesse linee guida su cui si basavano i pasti, e di mangiare comunque a sazietà. Per le successive 4 settimane si è ritenuto che ormai avessero capito l'andazzo, insomma cosa mangiare, e quindi si è lasciata un po' più di libertà. Quindi non inviavano più i pacchi, i soggetti dovevano mangiare in autonomia, sempre secondo le stesse indicazioni. Ovviamente il tutto è stato tracciato. Ora, piccola parentesi, ovviamente non è il massimo della precisione, ma fare uno studio in ambiente controllato è molto molto dispendioso, quindi se dovessimo basarci sul fatto che non ti puoi fidare se uno mangia qualcosa in più, hai un prosciuttino, una cosa così, se mangia vegana eccetera, ecco, dovremmo escludere la maggior parte degli studi sull'alimentazione. È un protocollo abbastanza standard, quindi riteniamolo abbastanza preciso. Lo studio porta a due principali conclusioni. Il primo è che nel gruppo che ha seguito la dieta vegana, i livelli di LDL, quindi colesterolo cattivo, sono scesi di più, o comunque erano più bassi alla fine delle settimane. In parallelo, secondo outcome, secondo risultato, è che erano anche più bassi i livelli di insulina basale a digiuno. Queste conclusioni sembrano molto interessanti e sembrano identificare, senza alcun ombra di dubbio, una correlazione tra dieta vegana e sensibilità insulinica e incidenza del rischio cardiovascolare. Però aspetta un attimo, quelli che ho menzionato finora sono le conclusioni dei ricercatori. Quindi, come ho detto al solito, c'è una differenza tra quelli che sono i dati e le conclusioni. Perché? Perché nelle conclusioni è lo scienziato che sta parlando, mentre i dati è la scienza che parla. A parità di dati si potrebbero avere conclusioni che sono differenti. La cosa che dovrebbe farci insospettire è questa menzione della dieta sana vegana o sana onnivora. Come a dire, la dieta in entrambi i casi è sana, quindi te preoccupa. Cioè, ci sta, l'unica differenza è la carne, che c'è o non c'è, o comunque gli alimenti di origine animale. Un po' un escamotage per disincentivare le persone ad andare a vedere poi nello specifico queste alimentazioni come erano fatte, che è esattamente quello che andremo a fare tra un attimo in questo video. Primo punto, distribuzione dei macronutrienti. Beh, come vediamo nella dieta onnivora c'erano più proteine, e questo ci sta, ma anche più grassi e più calorie in generale. In effetti qua il gruppo che mangiava vegano ha avuto un deficit calorico di 300 calorie rispetto alla baseline, mentre il gruppo che mangiava onnivoro soltanto di 100 calorie. Comunque, considerando che stavano a 1600-1800, sono relativamente tante. Secondo, andiamo a vedere questi grassi come andavano ripartiti. Ecco, il gruppo che mangiava un'alimentazione onnivora aveva molti più grassi saturi, il gruppo che mangiava l'alimentazione vegana più grassi polinsaturi, oltre al fatto che i vegani mangiavano proprio meno grassi in totale rispetto all'alimentazione onnivora. Terzo, la tipologia di saccaridi. I vegani in generale mangiavano più carboidrati, ma di quali carboidrati stiamo parlando? Nelle prime 4 settimane il gruppo che aveva una dieta onnivora mangiava più carboidrati raffinati. Questo trend si è invertito nelle seguenti 4 settimane, ma non ci interessa sapere quanti carboidrati raffinati, quanto piuttosto quanti carboidrati integrali venivano mangiati. E possiamo vedere che i soggetti che seguivano l'alimentazione vegana hanno mangiato per tutte le 8 settimane più cereali integrali, più carboidrati integrali, quindi un maggior contenuto di fibre che notoriamente abbassa l'impatto glicemico. Quarto, oltre agli alimenti raffinati o meno, distribuzione dei carboidrati. Il gruppo che seguiva l'alimentazione onnivora mangiava meno fibre, meno carboidrati complessi, più zuccheri semplici e più zuccheri aggiunti. Infine, consumo di verdure. Non c'è da stupirsi se il gruppo che seguiva l'alimentazione onnivora mangiava in generale molte meno verdure. L'unica verdura che mangiavano di più erano le patate, che
venivano considerate come verdura. La capì? Ora chiariamo logicamente una cosa: sono entrambe alimentazioni salutari, su questo non ci piove, non è sbagliato dire che sono sane, ma c'è una bella differenza tra i due protocolli alimentari, ossia vedere che nel caso dell'alimentazione vegana sono molto più spiccati tutti quei fattori che sono tradizionalmente collegati a un miglioramento della colesterolemia ematica, ossia una diminuzione dei livelli di LDL in generale. Quindi, incuriositi, andiamo a vedere questi risultati complessivi. Quali sono stati i risultati? In generale, non soltanto i due valori menzionati. Vediamo che i livelli di LDL sono scesi molto di più nel caso dell'alimentazione vegana. Nel caso della dieta onnivora, bene o male, stavano là. Questo è il punto interessante. Non si sono mossi e stanno in un range comunque ottimale di salute. Niente da cui spaventarsi. Ma al contempo, il gruppo che ha seguito l'alimentazione vegana ha avuto anche un abbassamento dei livelli di HDL protettivo. Noi sappiamo che quando parliamo di colesterolo non possiamo vedere soltanto i livelli di LDL, ma dovremmo avere una panoramica generale. Ecco, nello specifico possiamo dire che il gruppo che ha seguito la dieta vegana ha avuto una diminuzione del colesterolo totale, non soltanto dell'LDL. Ho dedicato un video al colesterolo, quindi vattelo a riprendere, perché là entro veramente nel dettaglio e capisci molto di questi dati. E poi è vero che i livelli di insulina della dieta onnivora sono più alti, ma i livelli di glicemia sono in entrambi i casi ottimali. Anche là i livelli di insulina sono soltanto leggermente diversi, ma quello che abbiamo detto sulla struttura alimentare non c'è neanche da stupirsi troppo. Insomma, sono due diete sane e abbiamo dei panel ematici e dei valori che in entrambi i casi sono dei valori assolutamente salutari. Quindi come possiamo interpretare al meglio con una panoramica completa questi dati? Beh, la prima cosa che emerge agli occhi dal mio punto di vista è che seguendo un'alimentazione onnivora non si ha un peggioramento dei marker cardiometabolici come molti sostengono. Ed anzi, se la dieta onnivora è una dieta nel complesso sana, seppur non ottimale, allora lo stato di salute del soggetto sembra, in questo studio, essere preservato. Quindi la carne, così, a primo acchitto, non fa male, ovviamente, per quello che lo studio può dire. Seconda conclusione è che c'è una riconferma che tutte le cose che bene o male sappiamo essere correlate a un miglioramento del quadro di colesterolemia, quindi evitare picco insulinici, molte fibre, un miglior profilo della flora intestinale dovuto a meno proteine e più legumi, più fibra in generale, meno grassi saturi, meno grassi in generale, più frutta, più verdura, ecco, tutto questo si conferma essere, come già sapevamo, un incentivo per migliorare ulteriormente i livelli di colesterolo, o nello specifico per abbassare l'LDL, il colesterolo totale. Insomma, i risultati sono esattamente in linea con quello che ci potevamo aspettare. Ora, voglio dedicare un ultimo punto a questo video che ho deciso di tenere per ultimo, proprio per non influenzarti da un punto di vista mentale. Ossia, questo studio su cui ci basiamo, chi l'ha fatto? Da chi è finanziato? Lo studio è del Nutrition Studies Research Group dell'Università di Stanford, il cui direttore è questo ragazzone qua, Christopher Gardner. Ora, nello studio si parla di totale assenza di conflitto di interesse, ma se andiamo a vedere, questo Gardner è anche il direttore dello Stanford Plant-Based Diet Initiative, che è un programma finanziato dall'azienda Beyond Meat che produce sostituti della carne. E lo studio in oggetto è stato finanziato dalla fondazione VOGT, che è la stessa fondazione che ha finanziato il documentario Game Changer, insomma tutti quanti lo ricordiamo. Quindi collegando un po' i puntini, non è che lo studio di per sé sia uno studio sbagliato o c'è qualche complotto sottostante eccetera eccetera, ma semplicemente l'invito è quello di leggere bene i dati e non soffermarsi soltanto sulle conclusioni dello scienziato, che essendo un essere umano non può essere scevro da bias. Quindi qua in questo caso è stato fatto il cosiddetto cherry picking, ossia il prendere semplicemente gli elementi favorevoli per dare un prospetto per cui la conclusione è che sembra che la dieta vegana abbia effetti positivi a livello cardiometabolico superiori rispetto alla dieta onnivora, mentre abbiamo capito benissimo che questo studio perlomeno non dimostra questo. Per cui leggi sempre i dati e guardati il documentario, perché in tutto questo è veramente fatto bene. Quindi Christopher, bello, complimenti per il documentario, veramente ben riuscito, un po' meno per lo studio, voto complessivo 7 su 10, potevi fare meglio.